Qui, ragazzi, chi vuole mangiare un buon gelato? Sì, lo voglio! No, Catnap, stai bene? Sì, sto benone! Evviva! Allora, vi piace questo gelato? Beh, comunque dovremmo pensare a che cosa fare oggi. Sì, dobbiamo fare una passeggiata! Perché stai piangendo, Catnap? Che c'è? Il gelato è troppo freddo per te, Catnap. No, mi piacerebbe condividere questo gelato con il mio amico. Oh, un amico? Quale amico? Dog Day? Si chiama Dog Day. Dog Day? Che strano nome. In inglese vuol dire giorno del cane. Sì, è un nome un po' strano, ma non ridiamoci su. Dove si trova il tuo amico adesso? È stato rapito da un agente del controllo animali. Aspetta, aspetta, dici nel dettaglio chi lo ha rapito. Forse potremmo aiutarti, non so, in qualche modo. Beh, tutto è iniziato quando io e Dog Day siamo scappati dalla fabbrica Poppy Playtime. La conoscete? Sì, la conosciamo. Sì, certo, è una fabbrica di giocattoli. Sì, beh, sai, eravamo così felici di essere usciti insieme da quella stupida fabbrica. Ma poi quell'agente del controllo animale è apparso dietro l'angolo all'improvviso e... Ah, dovete esservi persi, venite qui, forza. Sì, scappiamo. E poi ha iniziato a inseguirci. Stavamo scappando il più velocemente possibile, ma lui ha preso il mio amico. Ehi tu, fermati. Ho visto tutto, ma non l'ho salvato. Sono salito sul tetto di un'auto e l'ho visto trascinare in macchina. E poi quell'uomo mi ha inseguito. Così sono saltato giù dal tetto e sono scappato verso le colline finché non vi ho incontrati. Tutto qui. Cavoli, è così triste. Perché non ci hai detto nulla quando ti abbiamo visto per la prima volta? Non lo so. Temevo voleste farmi del male. Poverino. Ecco, guardate, ho una sua foto. Oh, che carino. Quindi è questo Dog Day. Ah, è così carino. Ti va se ti aiutiamo a salvare il tuo amico? Che dici? Certo, ma come? Ti proporrei di andare a controllare tutti i rifugi per cani. Ok, quando partiamo a cercarlo? Perché non partiamo subito? Troverò tutti gli indirizzi dei rifugi e così saremo pronti a partire. Urrà! Quanti rifugi ci sono? Ci sono 20 rifugi nella nostra città e solo voi potete aiutarci, ragazzi. Ragazzi, tornate indietro nel video e riguardate il momento in cui quell'uomo prende il cane. Forse c'era qualche scritta. Ci vorrà del tempo per cercare in tutti questi rifugi. Scrivete le vostre risposte nei commenti. Dovrò cercare davvero in tantissimi rifugi. Scrivete qui sotto la vostra opinione. E forse su quel furgoncino c'era davvero scritto qualcosa. Oh, papà, siamo pronti. Beh, ben fatto, ragazzi. Ma c'è un piccolo inconveniente. Nella nostra città ci sono 20 rifugi per cani. E intendo solo in città. Oh no, non troveremo mai il mio amico. Oh no, non essere triste, lo troveremo di sicuro. Ma certo, Catnap, basta piangere, andiamo a cercarlo. Grazie, ragazzi. Andiamo! Bene, ecco il primo rifugio. Presto, andiamo! Aspetta, Catnap, è meglio che tu rimanga in macchina. Dopotutto è un rifugio per animali, capisci? Ok, vi aspetto qui, ma voi portate questa foto e vado da trovarlo. Non preoccuparti, Catnap, lo troveremo di sicuro. Ragazzi, incrociate le dita per noi, per favore. Sì, vi prego, dovete incrociarle per forza. Dobbiamo trovare Dog Day e qui, nel primo rifugio. Papà, la porta è chiusa a chiave. Cosa? Ma come... Forse fanno pausa pranzo. Sì, sono le 12. Cavolo, qui è chiuso. Forza, andiamo nell'altro rifugio, Angelina. Dovrebbe essere qui, da qualche parte, qui vicino. Come vanno le cose? Perché siete già tornati? Il rifugio è chiuso. Perché è chiuso? Non lo so, potrebbero fare una pausa pranzo. Non preoccupatevi, faremo un salto in un altro rifugio nelle vicinanze. Torneremo qui più tardi, ok ragazzi?
andiamo al secondo rifugio. Aspettate, vengo anch'io! No, Catnap, ne abbiamo già parlato. Aspettaci qui, torneremo presto, ok? Spero che questo sia aperto. Ah, sì, questo è aperto. Oh, stanno già tornando! Ma sono sempre da soli? Ci dispiace, Catnap, ma qui non c'è. Che peccato! Non preoccuparti, continueremo a cercare. Angelina e papà Remy, che sono così simpatici, ragazzi, seguite il loro canale Anglicosic. Forza, aprite la porta. Buon pomeriggio. Ciao. Oh, stanno tornando. Perché non si trova da nessuna parte? Per quanto tempo ancora dovremmo cercarlo? Aspetta, e se fosse nel primo rifugio? Sì, potrebbe essere lì. Ci torneremo oggi pomeriggio. Seguite il nostro canale Anglicosic. Troveremo sicuramente Dog Day. Forza, aiutiamo Catnap. Ancora niente. Mi spiace per Catnap. Di nuovo, anche a me dispiace per Catnap. Mi dispiace davvero tantissimo, sai? C'era lì dentro? Purtroppo niente, è rimasto l'ultimo posto. È il primo rifugio in cui siamo stati. Spero che sia aperto. Forza, andiamo! Ecco qui il rifugio. Spero che sia aperto al momento. Questo è l'ultimo posto, dovete trovare il mio amico! Certo, lo troveremo! Papà, è ancora chiuso! Cavolo, che succede oggi? Cosa facciamo? Andiamo in un'altra città o che cosa? Cavoli, questa storia non finirà mai. Dobbiamo trovare una soluzione, ragazzi. Papà, c'è un'altra porta! Allora andiamo lì, forza! Papà, questa porta è aperta! Eccellente! Sento che Dog Day è qui, me lo sento! Perché ci mettono così tanto? Perché non tornano? Perché sono ancora lì? Devo fare qualcosa! Devo andarmene! Forza, Angelina! Andiamo via! Che faremo adesso, papà? Ma perché la portiera dell'auto è aperta? Catnap! Che cosa è successo? Papà, dov'è Catnap? Non lo so! Forse è nel bagagliaio! No, la portiera era aperta! Deve essere scappato! Perché sarebbe dovuto scappare? Non lo so, ma lo capiremo quando lo troveremo. Ragazzi, dov'è Catnap? Scrivetelo nei commenti. Dobbiamo trovarlo. Non dobbiamo perderlo, ragazzi. Abbiamo davvero bisogno del vostro aiuto, ragazzi. Catnap, dove diavolo sei? Catnap! 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 Oh mio Dio, Catnap! Cavoli, stai bene, Catnap! Catnap, sei pazzo! Che ci facevi sul tetto? Perché sei scappato dall'auto? Ma che ti prende? Mi dispiace, non tornavate! Mi sono spaventato e sono venuto a cercarvi! Ma hai capito quanto hai rischiato? A proposito, abbiamo quasi trovato Dog Day! Dove? Qui? Sì, è stato qui di recente! Ma è stato reindirizzato in un altro posto e noi andiamo lì a cercarlo! Oh, quindi lo vedrò presto! Guardate, quello è il furgone bianco che ha rapito il mio amico! E
quello, quel minivan laggiù. Forza, corriamo! Aspettate, sentite anche voi. Qualcuno sta cercando aiuto. Sì! Deve essere Dog Day! Forza, corriamo! Fiondiamoci lì! Riuscite a sentirlo, ragazzi? È lì! Ragazzi, l'abbiamo trovato! Attenta, Angelina! Dog Day è proprio laggiù, lo vedi? Ragazzi, dobbiamo portarlo via subito! Papà, cerchiamo di capire come farlo uscire! Servono delle corde, dovrei averle nell'auto. Seguimi, Angelina! Accidenti, forse ho tolto tutte le corde. Tu hai qualcosa di là, Angelina? No, papà, solo questa cintura. Taglierò la cintura di sicurezza. Torniamo indietro. Avremo qualcosa. Guardate, è uscito dalla fossa. Grazie mille, Catnap. Dog Day, sono felice di vederti. Ragazzi, Dog Day, Catnap. Ciao. Ciao, ma che ci facevi in questa fossa? Mi avrebbero seppellito in questa fossa. Che cosa? E chi ha osato farlo? Mi sono comportato un po' male e quindi volevano sbarazzarsi di me. È proprio sbagliato, gli animali devono vivere. Hai ragione, lo pensate anche voi, ragazzi. Se siete d'accordo, metteteci un like e iscrivetevi al nostro canale Anglicosic. Yahoo! E aspettatemi! E va, Angelina, sta girando dei contenuti per il tuo Instagram? Sì, mi fai una foto? Ma certo, vai solo un po' più a destra e scendi un po' più in basso, ok? Così, ben fatto. Eccellente. Questa foto è molto bella. Anche questa va bene. Anche questa. Ma questa che cos'è? Che diavolo è? Che c'è che non va, papà? Sono venuta male, è per quello? Vieni, controlla tu stessa. Guarda, qui non c'è nessuno. Nella foto successiva c'è qualcuno lì, dietro di te, in piedi. Chi è? Facciamo un altro scatto. Com'è la situazione? Quando non ci sei, nelle foto non c'è nessuno. In quelle in cui ci sei, c'è qualcuno. Hai qualche idea di chi può essere, Angelina? Che dici? Questo è un indizio. O cosa può essere? Non è un indizio, ma ora ti faccio una foto. Mettiti in posa, ok, papà? Vai! Va bene, sei libero. Allora, quell'uomo adesso è in posa con me? Penso che non ci sia... No, aspetta, guarda! Ma che diavolo è questo? Non lo so! Andiamo in acqua! Riesci a vedere qualcuno, Angelina? No! Si sta verificando una vera e propria assurdità qui. Ho bisogno di aiuto, ho bisogno di aiuto, Papà, ecco il suo riflesso nell'acqua! Dovremmo farlo uscire dall'acqua? Ma come, Angelina? Non lo so, papà, dovremmo chiedere aiuto! Non so proprio come fare, ma forse è meglio chiedere chi è. Chi sei? Io sono Kaufmo! Kaufmo? Ma chi sei? Aiutami, per favore, sono bloccato e solo tu puoi aiutarmi! Dove sei bloccato? È difficile da spiegare, dovrò possedere uno di voi due! Possedere? In che senso? Cosa... cosa mi sta succedendo? Ehi, dove sei? Papà è scomparso! Mi dispiace di averti posseduto, ma solo tu sei in grado di aiutarmi, ti prego di perdonarmi! Sì, va bene. Papà, ma che succede? È una sorta di possessione, lo sento nella mia mente. Controllo su di me. Non riesco ad alzare le mani, Angelina. Andiamo da dove quella mi porti? Parte. Aiutami, per favore. Dove stai andando, papà? Seguimi, Angelina. Vieni con me e forza. Aspetta, papà. Dove stai andando così in fretta? Angelina, dobbiamo aiutare Kaufmo. È un clown del circo, lo sai. È dentro la tua testa? Proprio così. Saluta, Angelina. È lui che ti saluta. Sì, ciao, ti aiutiamo noi. Oh, dove stai andando? Che c'è laggiù? Una collina? Sì, dobbiamo salire su quella collina. Sì, vuole che raggiungiamo quella collina. Ma è così lontano. È vero, Kaufmo, è troppo lontana. Voglio andare là. Ma deve esserci un modo per arrivarci, dobbiamo inventarci qualcosa. Abbiamo un'auto. Con quella potremo andare più velocemente, non credi? È un'idea fantastica, forza, andiamo a prendere la
papà, la nostra macchina è dall'altra parte! Kaufmo, non vedo nulla qui, non vedo nulla! Guarda più a destra, ti guiderò io stesso! Va bene! Che cos'è quella, papà? La bacchetta magica di Peppa Pig! Non lo so, Angelina, è difficile controllarmi, sai? Prendi quella bacchetta! Ah. Andiamo già in macchina? Vedo la collina, ci vorrà un po' per raggiungerla. C'è un problema, Angelina. Mi sa che mi sono perso, sai? Togli le mani dal volante, guiderò l'auto da solo, ok? No, no, non puoi farlo da solo. Non puoi guidare la macchina da solo. È impossibile, ok? Togli le mani dal volante, ho detto! No, non le toglierò, ok? Te le tolgo io queste mani dal volante! Ma non puoi guidare la macchina. Forza, fammi guidare. Devo guidarla io l'auto, capisci? Prendi il volante o faremo un incidente! Sto facendo del mio meglio, Angelina, ma le mie mani non mi obbediscono. Kaufmo, non puoi guidare l'auto. Lascia fare a me. È molto pericoloso, capisci? Papà, ferma la macchina, ho paura! Non posso fare niente, Angelina. Guarda il volante. Sta girando da solo e io nemmeno lo sto toccando. Ho paura, Kaufmo! Calmati, non c'è bisogno di fare così. So come si guida una macchina. Va bene, ma attenzione, qui c'è una curva a gomito. Molto bene, gira. Sì, gira, gira, gira. Adesso ce n'è un'altra. Attenzione, c'è un'altra curva. Molto bene, ce l'hai fatta. Ottimo lavoro, davvero. Stai facendo tutto tu. Ma com'è possibile? Come riesci a guidare così bene? Ecco la montagna di cui abbiamo parlato. Siamo vicini. Siamo arrivati. D'ora in poi dovremo andare a piedi. Molto bene. Scendiamo, Angelina. A quanto pare hai dimenticato di portare la bacchetta magica. Sì, è in macchina. Che c'è nella macchina? La bacchetta di Peppa Pig. E a che serve la bacchetta? Esatto. A che diavolo serve questa bacchetta magica? Mi troverai con il suo aiuto. A quanto pare con l'aiuto della bacchetta magica di Peppa Pig riusciremo a trovarlo. Trovare chi? Ma come, Kaufmo? Andiamo. Che assurdità. Sento già che sei molto vicino. No, non da quella parte. Vai lì. Sì, da quella parte, continua. No, non così. Da quella parte. Chi sei? Tu che stai piangendo? Io sono Kaufmo. Ti abbiamo trovato. Ciò significa che non sei più nella mia testa. Oh, grazie a Dio. Libertà. Grazie per avermi trovato. Allora perché piangi? Sono stato cacciato dal circo e tutti gli spettatori mi hanno deriso. Poi ho iniziato a correre via e ho visto un braccialetto bianco che ho iniziato a inseguire. Poi sono caduto in un portale e sono arrivato qui, ma ora voglio tornare a casa, però... Quindi la cosa importante è ritrovare quel portale, giusto? Non lo so, il portale è da qualche parte dietro la collina, non ricordo dove... Faremo una cosa, lanceremo il drone e risolveremo il problema, vieni! Ho raggiunto finalmente la cima, ragazzi! Ma non c'è niente qui! È una collina deserta! No, non è il posto giusto quello! Non sono stato lì! Bene, ho capito! Ma non troveremo il portale per aiutarti a tornare a casa! Se continuiamo in questo modo, lo capisci! Fai volare il drone più basso, per favore! Così dici? Certo, più giù, avanti! Sei sicuro di essere già stato lì? Sì, ci sono stato! Guardate, ci stiamo avvicinando, ragazzi! Wow, è un edificio abbandonato! Perché tutti questi edifici sono abbandonati? Guardate quanti ce ne sono! Sei sicuro di essere stato qui, Kaufmo, davvero? Sì, ero lì! Ma non vedo niente! Papà, guida il drone all'interno di quegli edifici! Va bene, cercherò di entrarci! Ma fai attenzione! Ci sono molte reti e il drone potrebbe rimanervi impigliato! Kaufmo, guarda, dici dove sei stato! Qui o lì, secondo, terzo piano, dici? Non ricordo! Cavoli, che c'è che non va nella tua memoria, Kaufmo? Stai tranquillo, va tutto bene, ok? Guarda, vedo qualche luce laggiù, lo vedi? Sì, quello è il mio portale! Mi avvicino, ma ho paura di perdere il drone. È un portale davvero enorme, ragazzi, guardate! Wow! Che portale, ragazzi, è davvero enorme! Ah, cavoli, dov'è il mio drone? Probabilmente è nel mio mondo! Accidenti, devo recuperarlo, capisci? Entrerò nel portale e ti restituirò il tuo drone! Grazie, sì, grazie mille, Kaufmo! Ma come farai a saltarci dentro? È troppo alto, non vedi? Non preoccuparti per me, so cosa fare! Ma ricordati del mio drone, ok?
Grazie ragazzi, siete i migliori al mondo, vi voglio bene! Sei così carino, mi manchi già! Anche tu! Cavoli, sei un vero esperto di salti! Non dimenticate che vengo dal circo! Grazie ragazzi! Tutto quello che ci serve è un drone, papà! Esattamente, perché sennò chi filmerà i video? Mi serve un drone e una fotocamera per realizzare nuovi video interessanti! Iscrivetevi al nostro nuovo canale Anglicosic, ragazzi! Papà, guarda! Urrà! Il mio drone è tornato! Sì, che bello! Grazie, Kaufmo! Vi vogliamo bene, ragazzi!